Oggi fumo, va così. Io una volta da piccola mi ero messa sotto il tavolo della sala da pranzo, del tinello dove si pranzava, perché volevo vedere com'era fatto sotto. Ogni tanto, no? Bambini. E improvvisamente chiesi a mia madre: Mamma, ma perché il tavolo si chiama tavolo? Che mi sembra una bella domanda per una bambina di 7 anni circa. Avessi avuto come mamma Rita Levi Montalcini, come papà Umberto Eco, chissà quante cose mi avrebbero detto a quella domanda così genuina, così spontanea, così, diciamo, anche di curiosità, con una dose di intelligenza, no? E mia madre, che stava spazzando per terra, mi disse distrattamente: Beh, in qualche modo si doveva pur chiamare. E io continuai a giocare per i fatti miei sotto il tavolo, vedendo le viti, come erano fatte, le cose. Ripensandoci, tu non sai perché un ricordo ti resta in testa più di un altro, no? Di solito sono le emozioni legate ai ricordi. Cioè, se una cosa è stata molto emozionante, allora l'emozione proprio chimicamente crea come una specie di impronta nel cervello, per cui quella roba ti resta impressa, cioè le emozioni sono una specie di colla che fissano quelle esperienze perché ci hanno dato delle emozioni. E quella cosa lì non è stata poi così emozionante, apparentemente. Io mi domando perché quella cosa mi è rimasta così impressa, no? Cioè che me la ricordo ancora oggi a distanza di almeno 40 anni. Perché? Poi io ci ho pensato, no? Perché ogni tanto mi tornano così dei ricordi, e mi sono detta: che c'ha che non va bene una risposta così? Cioè, in effetti, filosoficamente parlando, è vero, filologi no, linguisti, no, cioè, diciamo filosoficamente parlando, è vera, in un modo o qualsiasi si doveva dare un nome a quella cosa, poi ci avrà avuto così, etimologicamente una storia, nelle lingue indoeuropee, romanze, che cazzo ne so, però ma la risposta di mia madre, a pensarci a distanza di tanti anni, era geniale. Spazzati via secoli di filosofia, Aristotele, Platone, Socrate, così, in qualche modo si doveva pur chiamare. E c'è qualche cosa di profondamente vero in questo. Le donne. Non credo che mio padre mi avrebbe dato la stessa risposta. Ma no, ma mio padre era un uomo molto intelligente, era anche un artista, suonava, faceva, cioè, non nella vita, nel privato. Vabbè, insomma, fulminante. Ecco perché mi è rimasta impressa. Questo, cioè, me la devo ricordare di più questa cosa qui. In qualche modo si doveva pur chiamare. Grande, grande risposta di mia madre. Arrivederci da Maddalena.